Eccomi, buongiorno, buon lunedì, ben Un arrivati. bacio. Vi volevo far vedere oggi 5 modi diversi per realizzare per un effetto prato, un effetto erba con ovviamente la pasta di zucchero. Quindi direi che vi posso ribaltare e possiamo cominciare. Allora, Come vedete, mi sono già preparata la pasta di zucchero verde. Come sempre mi si è rotta un'unghia. Non so perché mi si rompe sempre la stessa. Devo riaggiustarla, ma stamattina non ce l'ho fatta. Quindi veniamo a noi. Cominciamo a stendere la pasta di zucchero verde. Partiamo dal primo metodo. Il primo metodo è veramente semplicissimo. Sicuramente lo conoscerete. Già con delle semplicissime forbicine, ok? Quindi nel momento in cui noi abbiamo la nostra pasta, vogliamo realizzare l'effetto erba, ci armiamo di forbicine. L'importante è che siano a punta, ok? Non devono essere arrotondate, se no l'effetto rischiamo che non venga. E con le forbicine semplicemente andiamo a tagliuzzare in questo modo. Così, in questo modo, vedete? È proprio effetto stile prato finto. Ok, quindi ricominciamo e semplicemente non facciamo altro, come vi dicevo, che tagliare. Scusate che ero davanti all'inquadratura. Così, un po' in questo modo, un po' nell'altro verso, così. Va bene? E questo è il primo metodo. Il secondo metodo, invece, è ancora più semplice e praticamente è molto indicato soprattutto se dovete fare un effetto muschio, ok? Prendete uno spazzolino, come vedete questo è annientato perché l'ho usato con i colori base alcol, eccetera. Prendete uno spazzolino da denti, normalissimo, e non fate altro che andare a schiacciare lo spazzolino in questo modo. Così. Anche in questo caso cambiamo un po' il senso, diciamo così, della pressione, no? Schiacciamo un po' verso destra, un po' verso sinistra. Ok? Il terzo metodo, invece, che vi volevo far vedere, richiede l'utilizzo di un beccuccio de sac à poche a stella, come questa. Ok? Ovviamente la grandezza del beccuccio farà sì che voi abbiate dei ciuffi d'erba più grandi o più piccoli. Ok? E come facciamo? Praticamente sempre sulla pasta di zucchero verde, con il beccuccio della sac à poche facciamo dei movimenti di questo tipo. Anche in questo caso giriamo un po' verso destra, un po' verso sinistra, così. Vedete? Un po' verso destra, un po' verso sinistra, così. Se qualche ciuffo vi si stacca, va benissimo, eh? Non è mica un problema. Ci potete ripassare. Ecco qua, ok? Vedete come sta? Questo è il metodo che preferisco, mi piace da matti. Vedete l'effetto? Aspettate che, come al solito, ve lo alzo un po'. Ok? L'effetto è questo, vi viene anche abbastanza tridimensionale, nel senso che i ciuffetti, vedete, si alzano e a me piace molto, è molto veloce, anche questo come metodo non è quello della forbicina, risulta sicuramente più lento, ok? Da realizzare, quindi magari se avete delle grosse, come si dice, delle grosse superfici, io personalmente preferisco o lo spazzolino da denti oppure il beccuccio della sac à poche. Vedere. Cosa facciamo? Prendiamo della pasta di zucchero, ok? Cioè la pasta di zucchero verde, e la andiamo, ok, ad arrotolare, diciamo così, creiamo dei salsicciotti. Dopodiché cominciamo a
tagliare dei pezzettini più o meno lunghi, a seconda ovviamente di quello che volete, dell'effetto che volete ottenere. Ripeto, questo metodo a me piace. Io feci tempo fa il topper per il compleanno di Magenta, che voleva Hip dei Cruz, e feci l'erba in questo modo. Mi sono pentita dopo tipo 2 minuti che avevo cominciato, perché fare tutta l'erba così diventa ovviamente un pochino più lungo e difficoltoso. È un bellissimo metodo se dovete creare magari soltanto dei ciuffi qua e là, ok? Quindi con questi pezzettini cosa facciamo? Li prendiamo uno a uno e andiamo a attaccarli alla base sottostante in questo modo. Vedete, io li prendo con la punta e poi col bull tool pian piano li vado a far attaccare. Dopodiché potete metterli nella posizione che più preferite. Ok? Così. Come vi dicevo, una volta che abbiamo attaccato tutti i pezzettini di pasta di zucchero, possiamo andare a dare un po' di movimento ai nostri fili d'erba, ok? E questo è quello che viene fuori. Come vedete è bellissimo, viene un bel effetto, però ripeto, è parecchio lungo. L'ultimo metodo invece che vi volevo far vedere è questo, sempre pasta di zucchero. Questo è un pochino più veloce, ok? La stendiamo con il mattarello. Io in questo caso taglio il mio pezzettino a metà. Non c'è bisogno di essere particolarmente preciso, ok? Anche se vi viene una parte più lunga, una parte più corta, va benissimo lo stesso. Dopodiché, con la lama del bisturi del coltello, andiamo a, tenendo ovviamente l'altra estremità, andiamo a tagliare tutto intorno. Mi raccomando, state attenta a non affettarvi un dito. Anche questo è un metodo abbastanza veloce, basta prenderci un po' la mano. Una volta che avete stagliuzzato tutto il vostro pezzettino di pasta di zucchero, non fate altro che, potete anche tagliarlo magari in pezzi diversi per comodità, e non facciamo altro che arrotolarlo un po' tutto su se stesso in questo modo, ok? Così, uno, e facciamo anche l'altro. Ok, qua dobbiamo tirarlo giù, perfetto. Una volta che li abbiamo un po' appunto arrotolati, prendiamo il nostro la nostra base, che sia la torta, che sia una dummy, e sempre con il bull tool andiamo ad aiutarci ad attaccarla e poi la tiriamo in su. Ok, così. Prendiamo l'altro pezzetto, nel caso in cui lo riteniamo, tagliamo via il fondo e dai, ok, e lo riattacchiamo anche lui, così. Ok, in questo modo abbiamo ottenuto appunto sempre un effetto prato. In questo caso è più tridimensionale, ricorda un pochino questo metodo, però è indubbiamente più veloce, perché non dobbiamo fare praticamente tutte le i singoli fili d'erba, ok? Se ora io mi metto qua, in 2 secondi vi tagliuzzo anche questo, che poi potete tagliarlo anche con le forbici se preferite, a me piace. Lo teniamo intero, ok, lo giriamo, lo posizioniamo, ok, in questo modo,
E lo andiamo, ecco, se volete vi potete aiutare anche con un po' di colla alimentare per attaccarla alla base. Ok? E qua. E basta. E questo è semplicissimo, vedete? Poi lo andate a movimentare un pochino. Lo facciamo aderire bene, ok, da tutte le parti. Lo movimentiamo un po' e il gioco è fatto e è finito. Va bene? Poi, se volete, ovviamente, una volta che è asciutto, magari con del colorante verde scuro in polvere, potete andare a sfumare per dare un pochino più di profondità e tridimensionalità alla cosa. Però diciamo che già così avete creato, siccome ci sono altezze diverse, avete sicuramente creato dei giochi, come in questo caso di chiaroscuro, che danno molta profondità al vostro soggetto. Quindi, come li abbiamo realizzati? Questo lo abbiamo fatto con le forbicine. Questo effetto più stile muschio, vedete, così l'abbiamo realizzato con uno spazzolino da denti. Questo effetto con un beccuccio da sac-à-poche, semplicemente girando in questo modo, ok? Così. Quindi semplicissimo. E poi gli altri due metodi. Ogni tanto, se lavorate con la sac-à-poche, sbattetela un po' per far uscire la pasta di zucchero che rimane qua. Più che altro perché, se no, la pasta di zucchero poi, quando andate a infilare, si appiccica alla pasta di zucchero diciamo della copertura e se ne porta via troppo. Ok? Vedete, adesso infatti non porta più via. Va bene? Così, e poi gli altri due metodi.